data aprile 2017 è destinato a restare impresso a caratteri cubitali nella memoria degli sportivi di Civitella, Messere e Mondo, visto che la civitellese, squadra che difende il nome del paese nel mondo del calcio dilettantistico, si prepara a festeggiare il ritorno in seconda categoria a distanza di 3 decadi dall'ultima frequentazione biancazzurra nella serie superiore. Manca soltanto l'ufficialità che deriva dall'aritmetica, ma ormai il momento tanto atteso è arrivato e la sfida casalinga col Santa Apollinare può dare il libero sfogo ai festeggiamenti dell'intero paese, che segue con grande partecipazione le gesta sportive dei propri beniamini da diversi anni in prima linea, ma sempre beffati per un soffio alla lotteria dei playoff. Quest'anno il neo presidente Antonio Rotunno ha voluto evitare questi rischi, allestendo un organico di tutto rispetto che ha fatto il largo dietro di sé grazie alla costanza di una stagione dove raramente ha avuto dei cali e per la concorrenza sicuramente agguerrita non c'è stato più nulla da fare. Il Santa Apollinare, avversario della capolista nel giorno della festa annunciata, non vuole essere il convitato di pietra, ma prova per quel che può a limitare i danni sulle continue scorribande della squadra guidata in panca da mister Gino Ranieri. Anche per il navigato tecnico civitellese è arrivato il momento della rivalsa, dopo le ultime stagioni nelle quali ha dovuto ingoiare dei bocconi amari. Come da copione, la gara sarà un vero e proprio monologo civitellese, con la capolista che parte subito con il piede pigiato sull'acceleratore e va a sfiorare il bersaglio con l'invitante spiovente dalla destra di Claudio Di Sebastiano, che va ad indirizzare la sfera sul veterano Perla, il quale aggancia di prima intenzione, ma il suo tentativo di gonfiare la rete avversaria si scontra con la decisiva opposizione di Liotta, portiere del Santa Apollinare, che riesce a metterci una pezza. Passano 5 minuti e i padroni di casa tornano a graffiare con il gran siluro dal limite di Di Maio, che costringe Liotta a disinnescare sul fondo, evitando la capitolazione all'incrocio dei pali. Al 22esimo ci prova Grimaldi, che vanifica una ghiotta opportunità calciando al lato da posizione invidiabile. Il bomber civitellese si ripete poco dopo, cincischiando sulla sfera e vanificando l'invitante sponda di Onano dalla corsia mancina. Alla mezz'ora esatta è ancora Grimaldi a tentare la stoccata sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, ma l'appostato Flamminio allontana la minaccia a ridosso della linea di porta. Dopo i tentativi andati a vuoto, il numero 9 di casa si sblocca al 33esimo, portando i suoi a condurre quando scatta sulla sponda di Di Maio, che lo porta a infilare Liotta con un beffardo pallonetto dal vertice d'area piccola. Gli avversari non hanno neanche il tempo di riordinare le idee ed ecco che arriva il fulmineo bis dello scatenato Grimaldi, che un minuto dopo torna a gonfiare la rete avversaria con un piatto ravvicinato sull'ottimo suggerimento dal fondo di Onano. E notte fonda per il Santa Apollinare, che rischia ancora prima dell'intervallo. Al 38esimo è Grimaldi a trasformarsi in uomo assist per il suo compagno Piccoli, che a sua volta offre l'invitante suggerimento per il meglio piazzato Di Maio, protagonista di una insidiosa rasoiata da posizione centrale che va a sorvolare i legni della porta di Liotta. Passano 2 minuti e l'estremo del Santa Apollinare si salva distinto sulla rovesciata dello stesso Di Maio da 2 passi, coadiuvato nel prosieguo da Chiriatti, che disinnesca al lato la successiva ribattuta della corrente Grimaldi. L'assedio alla porta di Liotta nella prima frazione si chiude di fatto con il palo centrato da Claudio Di Sebastiano, ma l'ultimo acuto spetta al Santa Apollinare, che crea l'unico pericolo per Piccone, tempestivo per abbrancare in scioltezza il tocco ravvicinato di Labrozzi. Alla ripresa delle ostilità, la prima della classe non lascia neanche le briciole al malcapitato avversario, recitando un copione a senso unico che non prevede nessuna comprimaria. Si parte con un nuovo acuto di Grimaldi, che al quinto cerca di indirizzare nell'angolo alla sinistra di Liotta, reattivo nella circostanza a chiudere la sala cinesca. Al 14esimo Piccoli aggancia in area e tenta l'immediata stoccata, ma la mira non lo sorregge adeguatamente con la sfera che va a spegnersi al lato. Al 22esimo Liotta osserva con apprensione il temibile piazzato biancazzurro che sfila di pochissimo a fondo campo. I frutti di un assedio che non conosce pause trovano il giusto riscontro al minuto 23, quando Claudio Di Sebastiano si invola verso la porta avversaria con Liotta che va a picco sul terrificante diagonale del numero 7 di casa. Non è finita, perché al 32esimo arriva il poker civitellese firmato stavolta da Piccoli, che entra nel tabellino marcatori con un gran destro dal limite deviato fortuitamente da un difensore avversario che si infila nell'angolo alla destra del malcapitato Liotta. La gara non avrà altro da raccontare, nonostante i tentativi di Onano e il palo centrato dal neo entrato Masciantonio, che saranno il piacevole preludio ai meritati festeggiamenti finali per la promozione della civitellese in seconda categoria.
Mister Ranieri è arrivata a questa benamata promozione in seconda categoria, un'impresa qui a Civitella quest'anno. Beh, veramente la prima cosa è... Allora, dove erano rimasti? Niente, raccontare adesso, la prima cosa che mi viene da dire è ringraziare i ragazzi, perché senza di loro non avrei potuto fare niente. I ragazzi, la società, è stato un cammino lungo, però iniziato, un lavoro iniziato da qualche anno fa, l'ambiente mi ha ascoltato, abbiamo cercato di fare bene. Non avevamo i pronostici all'inizio del campionato, perché si parlava di altre squadre, si parlava delle due squadre di Lanciano, dei Draghi San Luca, del Perano, della IMM. A noi ci accreditavano un posto nei playoff, perché negli ultimi anni abbiamo sempre fatto bene. Neanche io pensavo di vincere direttamente il campionato, però a Natale ci siamo messi primi in classifica. Poi abbiamo fatto 2-3 mesi dopo la sosta di Natale alla grande, abbiamo meritato il primo posto e l'abbiamo difeso fino alla fine. È un campionato che per noi ha ancora più valore, perché vincere un campionato qua a Civitella non è facile, perché la realtà è piccolissima. Noi abbiamo fatto tutto da solo, con le risorse interne, con un gruppo meraviglioso di ragazzi di Civitella. E quelli che abbiamo preso fuori sono stati tutti dei ragazzi, degli uomini prima di essere giocatori, e hanno sposato la causa, e ce l'abbiamo messa tutta, è un campionato che ha ancora più valore per noi per merito degli avversari, perché gli avversari sono stati degli avversari tosti, abbiamo combattuto con realtà calcistiche come il Perano, la Tessa, le due squadre di Lanciano, la IMM che ci ha dato filo da torcere fino alla fine, però in campo non ci ha regalato niente nessuno, e la vittoria penso che sia meritata, e la dedico a questa gente, a tutta la comunità di Civitella, a tutti i ragazzi, alla società, dal presidente fino all'ultimo dirigente, e a questi meravigliosi tifosi che ci hanno accompagnato a questa bella vittoria oggi. Però il campionato non è ancora finito e cercheremo di onorare questo campionato fino alla fine. Presidente Rotunno, è arrivata questa promozione in seconda categoria, un'impresa per Civitella come paese ma anche come società sportiva. Sì, indubbiamente pare che fossero 30 anni che non si andava in seconda, una grande soddisfazione per i ragazzi, un grazie al mister che ci ha creduto e ha trasferito la sua passione ai ragazzi e a tutto l'entourage della civitellese. Forza Civitellese. Ecco Presidente, un gruppo giovane di ragazzi prettamente locali che si sono prodigati per il proprio paese per portare in alto il nome di Civitella, mi sembra un quadro perfetto. Beh, abbiamo delle bellissime realtà da queste parti, Civitella è il cuore di questa squadra, abbiamo accolto i ragazzi che sono venuti, abbiamo delle ottime professionalità qui in loco e saremo contenti di affrontare un campionato più difficile, quello di seconda, che ci vedrà protagonisti ancora una volta. Ecco Presidente, un'altra domanda, poi chiudiamo. Per il prossimo campionato già avete qualche idea in mente o vi limiterete a partecipare con la stessa squadra? No, la zoccolo duro della Civitellese c'è, probabilmente avremo bisogno di una panchina più lunga, il campionato di seconda ha più partite, c'è una Coppa d'Abruzzo che andremo a giocare, quindi è possibile che ci rinforzeremo semplicemente perché abbiamo bisogno di più giocatori che danno manforte e coraggio a tutti gli altri, insomma, quindi sì, è possibile che prenderemo qualcun altro. Per concludere i ringraziamenti.
Sì, di nuovo, oltre al mister, voglio dare un grazie a tutti i giocatori che si sono impegnati con correttezza in questo campionato, che hanno presenziato gli allenamenti con assiduità, con correttezza, di nuovo la ripeto questa parola che mi piace tanto, affrontando tutti gli avversari con grande rispetto e vincendo. Quindi forza Civitellese, bravi! Eva, la capolista se ne va.